Ciao a tutti, oggi sono qui per presentarvi e fare l'unboxing con voi di un prodotto di Ridge Monk che mi è appena arrivato ed è il Quad Stove Pro Mini. È una nuova versione del classico fornello di Ridge Monk ma in dimensione ridotta e in più ci sono tutti i nuovi miglioramenti della linea Quad Stove Pro, che è la nuova versione dei fornelli Ridge Monk ed è disponibile nella taglia appunto Quad Stove Connect Pro classico e mini. Questo che ho io è il mini. Andiamo ad aprirlo. Come vedete viene fornito con una scatola rigida molto elegante, all'interno troviamo il libretto di istruzioni e questi due accessori di cui parlerò tra poco. Il fornello, eccolo qui, ed è riposto nella sua custodia, quindi avremo già una custodia per il trasporto per evitare di danneggiarlo. Basterà aprire la custodia ed andare ad estrarre il nostro fornello. Questo secondo me è veramente un accessorio fatto bene. Come possiamo vedere è fornito di piedini, i piedini sono allungabili e quindi possiamo adattarlo a ogni situazione. E le novità rispetto alla versione precedente del Quad Stove Connect nel Pro sono, a parte questo fornello che possiamo vedere, secondo me è la dimensione perfetta per sessioni più brevi o per pomeriggi di pesca o anche per lunghe sessioni, perché in determinate situazioni ci si trova sempre a fare un pasto più veloce ed è perfetto per essere usato in combinazione con il Ridge Monk Toaster ad esempio, ma è anche un ottimo fornello se vogliamo fare una pasta o qualsiasi altra cosa più elaborata, perché è piccolo ma ha una grande potenza di fuoco e diciamo che è adatto a qualsiasi situazione e in più lo possiamo usare in combinazione al Pro. Quindi possiamo usare il Pro per esempio per bollire l'acqua della pasta e i mini per cuocere il sugo o, io sono di Roma, quindi diciamo anche cuocere il guanciale e prepararci per qualsiasi condimento noi vogliamo fare. Rispetto ai modelli precedenti, il piez elettrico è esterno, quindi prima lo avevamo sotto il fornello, questa volta lo abbiamo esterno ed è proprio qui, quindi è facilmente raggiungibile, magari prima era un po' più difficile. La pompa che conduce il gas è di una dimensione adatta a non far gelare il gas anche nei periodi più freddi, quindi avremo sempre un'ottima potenza di fuoco. Sono stati aggiunti dei piedini in gomma antiscivolo e quindi il nostro fornello potrà essere riposto su qualsiasi superficie. Adesso arriviamo alle ultime cose, che sono questi due oggetti di cui vi ho parlato prima. Allora, il primo, questo si apre e sarà un comodo ripiano d'appoggio per tenere in piano la nostra bombola e quindi permettere una fuoriuscita di gas lineare. Quest'altro oggetto invece serve per reggere il manico del Ridge Monk Toaster, ma anche di qualsiasi altra padella, che su un fornello da pesca di solito tendono a perdere di equilibrio e quindi potrebbero ribaltarsi. Con questo qui non abbiamo più problemi. Si applica sul fornello e avremo appunto il nostro appoggio per il manico. Questo è il Quad Stove Connect Pro Mini, io ve lo consiglio vivamente e vi ricordo che come tutti i prodotti di Ridge Monk è coperto da garanzia. Ciao a tutti e ci vediamo sulle sponde, magari cuciniamo qualcosa insieme con i nuovi Quad Stove Pro.